Salve a tutti ragazzi, bentornati su Farming Simulator 22. Oggi vi porto un nuovo test map, ma prima di iniziare vi invito sempre a iscrivervi al canale, a lasciare sempre un bel pollicione all'insù e poi vi ricordo sempre in descrizione sono anche i miei link di affiliazione Giants che potete usare per acquistare tutte le varie cosine che riguardano farming. Così facendo potete aiutare la mia partner a crescere. E allora ragazzi, eccoci qua finalmente in un nuovo test map. Era da un po' che non portavo un test map e oggi vi porto la The Bavarian Farm, che è uscita proprio ieri sul modo hub ufficiale. Una mappa sia per PC e sia per console, una mappa tedesca davvero carina. E io ve la segnalo e così la vediamo un po' insieme. Allora, nell'introduzione di questo video ho fatto vedere, diciamo, un po' le zone principali della mappa, che adesso andremo a vedere più dettagliatamente. Allora, partiamo innanzitutto dal PDA. Andiamo a vedere un attimo il PDA della farm. Come potete vedere è una mappa piccolina, ambientata in Germania. Non c'è una vera e propria zona dove viene riprodotta questa mappa. Comunque sia, è tedesca e è piccolina. Ci sono appena, mi sa, 26 campi, se non sbaglio, 26. Mi pare di sì, 26, 27, 27 campi piccoli e medi, parte questo qua un po' più grandicello, il 27, è tutto standard, non ha colture in più e anche per quanto riguarda le produzioni ce ne sono un bel po', ma sono tutte standard. L'ambientazione a me piace, mappe tedesche a me sono sempre piaciute e questo insomma è il PDA. Allora, iniziamo dalla farm. Ci sono ben 4 farm in questa mappa, quindi insomma ora andremo a vedere in maniera abbastanza veloce. E allora, intanto mettiamo un attimino le aree interattive, così ci aiuta un po' a capire cosa abbiamo in farm. Allora, partiamo subito da qui. Qua abbiamo il silos, qua questa è la stalla delle mucche, guardate che bella pure questa di stalla. Andiamo a vediamo un po' meglio da qua, eccola qua, apriamo. Questa è da 80 mucchettine, eccolo qua, vedete, guardate che carina. Poi qua abbiamo varie trincee per fare insilate e roba varia. E poi di qua, proprio qua di fronte, abbiamo la stalla delle galline, che dà ben 360 galline. Qua abbiamo un posto per rimettere gli attrezzini. Questo è il trigger per dare da mangiare. E qua c'è lo spawn dei pallet. Ok, poi qua dietro la stalla delle galline abbiamo una piccola serra. E qua abbiamo anche la stalla dei maiali da 150 maialetti. Poi non vi faccio vedere tutti i vari punti, raga, tanto queste cose le sapete, dove ricaricare i liquami, dare da mangiare, roba varia. Andiamo un po' veloci. Poi qua abbiamo un bel po' di attrezzaturina che ci dà di partenza, vari magazzini per rimettere tutte le varie attrezzature. E questa è la casa che abbiamo qui in farm. Ecco qua, altri magazzini, vedete, guardate qua quanti posti per rimettere tutti i vari mezzi e attrezzature. Ecco qua. E poi qua sopra abbiamo il deposito, insomma il magazzino per balle e pallet, che sarebbe questo qua sopra, vengono spawnati. E qua potete anche utilizzare questo, diciamo, questa botola per buttare giù le balle che vi serviranno qua nella stalla delle mucchette. Ok, e questo è quanto per quanto riguarda, insomma, si può entrare anche in casa. Ecco qua, qua c'è il triggerino per cambiarsi e qua sicuramente ci sarà poi quello per dormire, che starà sicuramente sopra, insomma. Non vi sto a far vedere tutta la casa e roba varia. E questa è la farm principale, che ci dà di partenza, che poi ci dà poi di campi il 18, il 17, il 16 e vabbè, no, queste zone poi le ho comprate io prima per vedere un attimo cosa c'era nella mappa. Ok, poi passiamo alla seconda farm, che sarebbe questa qua sopra. Questa è da comprare, il farmland 19 qua, questa è da comprare. E avrete allora, innanzitutto qua vi faccio vedere, eccola qua, avrete anche qua una bella stalla delle mucchette. Andiamo di là, faccio vedere pure il resto.
Sono tutte abbastanza simili, vabbè, lo stile quello è, comunque sono tutte molto belle. Qua abbiamo il pollaio, la casa per dormire con tutti i vari, insomma, triggerini. Qua altri magazzinetti e roba varia, vedete, qua voglio mettere robetta. Qua dovrebbe stare pure l'officina. Eccolo qua, questo è il trigger per dare da mangiare. E questo dovrebbe essere un deposito per balle e pallet. E poi ci abbiamo qua altri magazzinetti sempre. Qua c'è il silos qua dietro. E questa dovrebbe essere la stalla delle mucchette, sì, ok. E questa è la seconda farm. Quindi abbiamo la stalla delle mucche e il pollaio qua, ok? Poi vabbè, il serbatoio di benzina, tutte queste altre cosine, officina, va bene. Poi, terza farm, la trovate qua al Farmland 31. Dovete comprare anche questo qua. Questa qua è una stalla davvero bella, che è per, diciamo, una farm dei cavalli. È fatta, esteticamente è molto bella. Eccola qua, vedete, questo è l'ingresso, anzi no, l'ingresso è quest'altro di qua, vi faccio vedere, eccola qua, ecco qui, qua, questo è il silos sicuramente della farm, qua la si scarica e qua si ricarica. Poi ci abbiamo qua, e qua c'è la stalla dei cavallini, vedete? Tutti i vari box, qua c'è pure il pascolo dei cavalli, eccolo qua, questa dove si dà tutta la robettina. Guardate che carina, bella pure questa. E qua c'è poi la casa, guardate qua che bella. E qua c'è la produzione, diciamo, è per essiccare l'erba, cioè da erba diventa fieno qua, avete questa piccola produzioncina. E questa è la casa. Poi a quest'altro lato abbiamo la stalla delle pecore. Qua da 150 pecorelle. Opla. Eccola qua, vedete? Questa è tutta la stalla delle pecorelle. E in più hanno anche il pascolo che, fuori. Eccolo qua. Veramente bella anche questa qua. E poi abbiamo la quarta farm, che sarebbe questa qua, il Farmland 34, ok? Andate a comprare. E qua avete anche qua stalla delle mucche da 50. Eccola qua, questa è un po' più piccolina rispetto alle altre. Tutti i vari, sempre i soliti magazzinetti. Ecco qua, vedete, qua potete mettere tutto. Questo pure dovrebbe essere, se non sbaglio, sempre il magazzino per balle e pallet. Ormai ogni mappa ce n'è almeno uno, ragazzi, che so, a parte sono comodissimi. E qua ci dovrebbe stare soltanto la stalla delle mucchette, no? Cowshed. Beh, mo le produzioni andiamo a vedere. Magazzino l'abbiamo visto. Qua feed silo. Feed silo. Vabbè, questo è sempre il silo della farm in pratica. Ok? E queste sono le quattro farm che avete a disposizione su questa mappa, ok? Poi, una volta viste le farm, diamo uno sguardo velocemente anche alle produzioni. Ci abbiamo qua sulla destra della mappa la segheria, anche questa molto, molto bella. Ecco qua, venite qua, l'acquistate. E potete fare con la legna gli assi e il cippato. Qua si ricarica il cippato. E qua scaricate la legna, ok? Poi ci abbiamo, facciamo il giro così, anti-orario. Ci abbiamo qua sopra, diciamo nel paesino, ci abbiamo il caserei, che sarebbe quindi, penso, il caseificio. Eccolo qua, vedete che carino. Qua scaricate sicuramente di qua, eccolo qua. E qua c'è poi lo spawn del formaggio e roba varia. Questo è il caseificio. Poi abbiamo proprio qua vicino sempre il forno. Eccolo qua, questo è il forno. Venite qua, lo comprate.
Qua si può entrare, non si può entrare. Potete fare qua il pane e le torte con i soliti ingredienti che conosciamo. Ok? Poi ci abbiamo, andando più giù, ah, qua c'era quella per essiccare l'erba, l'abbiamo vista. Poi proprio qua vicino ci abbiamo la carpenteria, vicino alla farm dei cavalli. Qua c'è la carpenteria e proprio qua vicino ci abbiamo anche la fabbrica dei cereali. Eccola qua, i muesli, muesli Martin Bauer. Qua scaricate qua e qua c'è lo spawn dei pallettini. Questa viene a costare 110.000 euro. Vediamo se c'è qualcosa di... vabbè, niente, i cereali con mais, avena, uvetta e miele. Ok, ok, foraggio, vabbè, queste sono tutte produzioni che abbiamo all'interno delle farm, il fertilizzante, il pig food mixer e roba varia. Poi andiamo a vedere, andando più giù, questo l'abbiamo visto, poi qua in mezzo, qua andiamo a vedere prima il concessionario. Eccolo qua, questo è il concessionario della mappa, qua, di questo paesino bavarese, niente di particolare. Comunque, qua è per riparare i vari attrezzini. Poi ci sono tutti i vari punti vendita, questo è per vendere il latte, Molcherei Wagner. Eccolo qua, questo Bayer Milk, che sarebbe il caseificio, dove andiamo a fare burro, formaggio e cioccolato. Quindi vabbè, sono tutte produzioni diciamo standard, non c'è nulla di nuovo. Comunque l'importante è, raga, che ci sono sulle mappe queste produzioni, perché a me piacciono tantissimo, e avere mappe senza produzioni è davvero un problema per me. Allora, questo qua è il biogas, ecco qua. Non è grandissimo, vabbè, rispecchia un po' tutta la mappa, perché è una mappa piccolina. Qua vedete, niente di gigantesco, insomma, no? E poi voglio far vedere anche un'altra parte davvero bella, che è quella del porto. Eccola qua, dove qua c'è lo scarico. Guardate qua, va a simulare che sta scaricando su questa chiatta, come la vogliamo chiamare, barcone, chiatta, no? Vedete, sta scaricando, che è il grano, non lo so, questo, vedete, guardate che forte, no? Pure che, oddio, so, non aveva la collision la chiatta quell'altra, e sono finito in acqua. Speriamo che posso risalire, è difficile che riesca a risalire, ma facciamo così, mettiamo la modalità volo e chi se ne frega, e risaliamo. Ok, questo è un punto vendita, questo è del porto, qua c'è tutto, insomma, la zona del porto. Ecco qua, vedete, là c'è sotto, c'è pure il ponte. Poi questo l'abbiamo visto, poi qua sotto ci abbiamo la filanda, produzione della filanda, bella pure questa da vedere. E qua vicino, che vabbè, era un punto del mercato agricolo. Poi ci abbiamo il gardening, altro punto vendita, bello pure questo, guardate che carino. E quello l'abbiamo visto. Poi volevo farvi vedere un attimo pure il castello. Dove sta il castello? Qua stava, qua nel paesino da qualche parte. Ma se lo ritrovo un attimo, raga. Allora, il castello deve stare qua in zona. Deve stare qua in zona. Ah, eccolo là sotto. Sì, l'abbiamo visto. Volevo farvi vedere il castello perché è molto bello. Qua nel paesino bavarese ci abbiamo anche il castello. Eccolo qua. Ci si può entrare anche all'interno. Vi faccio vedere. Si sale da di qua. Eccola qua la stradina.
tutti i vari passanti che vanno a visitare il castello. Eccolo qua, guardate che carino. Vedete? Non penso che si possa salire sopra. Comunque, questo è il castello. Questa è tutta la vista del paese. Molto bello anche il paese. E ragazzi, niente, non c'è altro da dire. Sono andato un po' veloce, ma anche perché c'è tutte cose standard, quindi non sto qua a farvi vedere come funzionano le produzioni, perché insomma lo sappiamo benissimo. E niente ragazzi, questo è quanto. Io ve la segnalo perché non è niente male, è carina. Se vi piacciono le mappe tedesche, sta, diciamo che è perfetta. Ci sono 4 farm, quindi potete scegliere tante produzioni e campetti giusti, non sono né piccoli né anche grandi, insomma. Ok, terminiamo qua il test map, spero vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate sempre un bel pollicione all'insù, io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!